La città della Domenica è un meraviglioso parco naturale faunistico a pochi minuti dalla città di Perugia. Ideale per famiglie e persone di ogni età che vogliono trascorrere una giornata spensierata e divertente in mezzo alla natura e agli animali. Con un'estensione di oltre 30 ettari, la città della Domenica si sviluppa su più colline, offrendo ai visitatori un magnifico panorama sulla città e sui paesaggi dell'Umbria. Grazie al treno del parco è possibile raggiungere velocemente le diverse aree tematiche: villaggio medievale, area fiabe, far west e fattoria didattica. Animazioni, giochi e spettacoli a tema garantiscono un intrattenimento a 360 gradi. Tante le attrazioni, dedicate soprattutto ai piccoli, come guidare minicart e piccoli gommoni, montare a cavallo, percorrere l'itinerario faunistico e scoprire nel bosco daini e mufloni in libertà. Ma anche assistere a spettacoli western e di falconeria, ammirare gruppi di rievocazione medievale e farsi coinvolgere da animazioni a tema, per un'offerta ludica pensata per tutta la famiglia. Bambini, dovete stare molto attenti! Ho più solo un colpo! In ampi recinti è possibile scoprire una fauna esotica composta da bisonti americani, canguri, dromedari e tanti altri animali. Ma l'impegno del parco è rivolto anche alla salvaguardia e al ripopolamento di razze italiche in via di estinzione, come il cavallo di Monterufoli e l'asino bianco dagli occhi azzurri dell'Asinara. Perdere una visita al Rettilario, uno dei più importanti d'Italia e quello con il maggior numero di esemplari velenosi di diverse specie. Si trova proprio all'ingresso del parco. Al suo interno un'esposizione di coccodrilli, alligatori, varani e serpenti, ma anche fossili di animali preistorici che guidano i visitatori attraverso un percorso evolutivo. Città della Domenica a Perugia, per una esperienza nella natura davvero unica.